A presenziare all'importante giornata dell'Istituto Ansel Keys di Castelnuovo Cilento, dedicata al premio Giancarlo Siani, oltre al sindaco di Castelnuovo, Eros Lamaida, e alla preside Maria Masella, hanno preso parte al premio Don Tonino Palmieri della Fondazione Polis e Gianmarco Siani, nipote del giornalista Giancarlo Siani, vittima di camorra. Per noi non è assolutamente una fatica, anzi, per noi fare questo, riuscire a venire qua e parlare di Giancarlo a persone che come voi, Giancarlo, lo hanno eletto a modello, ne hanno addirittura dedicato un premio a così tanti chilometri di distanza, per noi è una ricarica. Le mafie e le camorre, tutte quante, hanno paura di alcune cose. Hanno paura dei territori dove c'è molta animazione, hanno paura che vengano confiscati i loro beni, però hanno soprattutto paura di quelle scuole che funzionano bene. Ed è una paura che non viene, come dire, esemplificata attraverso l'arroganza della violenza, ma dal fatto che loro, come dire, perdono clienti, perdono soldati, perdono adepti. E credo che da un territorio autentico, da una scuola autentica, escono persone che con la camorra non hanno nulla a che fare. Io che frequento i camorristi in carcere, ovviamente, che sono già dentro, ti accorgi che eccetto alcuni che sono in giacca e cravatta, nel senso di dire che hanno titoli, che hanno, non per l'abito ovviamente, ma che hanno titoli particolari, la gran parte poi sono dei poveracci che non hanno avuto nulla dalla vita e che l'unica cosa è stata la seduzione dell'avere del potere. Il premio è stato voluto e organizzato per sensibilizzare le giovani generazioni alle tematiche che ruotano attorno alla malavita organizzata della mafia e della camorra. Giancarlo Siani era un giornalista napoletano che negli anni a cavallo tra il 1976 e il 1985 si era interessato alla cronaca giornalistica della malavita organizzata, rivelando alla stampa alcune soffiate che avrebbero portato all'arresto di Valentino Gionta per mano del clan Nuvoletta, già affiliato alla mafia di Totò Riina. Durante la mattinata, il nipote di Siani, Gianmarco e Don Tonino, hanno portato esempi di storia vissuta ai ragazzi dell'Ansel Keys, con racconti e video. Infine, 9 tra gli alunni ed ex alunni della scuola sono stati premiati con un premio in denaro per meriti riconosciuti durante il percorso scolastico.